È il 1992. Un certo Alex Gramigni, pilota fiorentino, sta correndo il moto mondiale nella classe 125, la 8° di litro, in sella ad una moto viola, bianca e rossa. Vince 2 Gran Premi e alla fine dell'anno risulta essere il primo in classifica per soli 16 lunghezze sul mitico Fausto Gresini. La moto si chiamava RS125R. Amiche ed amici di Officina del Pilota, bentornati sul canale, il vostro Tony Hangar che vi parla, all'anagrafe Antonio Gargiulo. Quest'oggi una puntata dall'alto valore scientifico, un'indagine socioculturale. Un recente sondaggio è emerso che gli italiani appassionati di due ruote amano su tutte una casa motoristica nello specifico. Volete indovinare quale? Vi do un indizio: i colori del reparto corse sono nero, rosso, bianco. Di recente hanno ripreso una spolveratina di viola e qualche anno fa c'era una spolveratina di arancione. Avete capito? Avete capito? È la casa di cui tutti parlano, è la casa del momento, l'Aprilia, per ovvi motivi, strameritato. E io sinceramente vorrei portarvi più esemplari che hanno fatto veramente la storia, più modelli, che hanno fatto la storia di questo marchio, visto che sicuramente appassionerà moltissimi di voi come me. E tra l'altro vi do un piccolo spoiler: se siete amanti delle due ruote, ma a maggior ragione di Aprilia, arrivate fino alla fine di questo video. Fidatevi. Come si parte? Amici di Officina del Pilota, bentornati a bordo. Siamo di nuovo su una due tempi, abbiamo dimezzato la cilindrata, siamo sulla 8° di litro. Questa moto sviluppa 32 cavalli. Motore appena revisionato, rifatto completamente, rivisto leggermente nelle quote, ottimizzato. Carburatore a 34, testa piatta, e anche per questo suona così piena. Mamma mia, che spettacolo! Mi sto innamorando di questo mondo che non mi apparteneva. Ci sto facendo l'abitudine. Il proprietario è un super appassionato del marchio Aprilia, affezionatissimo, oltre che grande motociclista. E quindi ha fatto un lavorone con questa RS. La prima RS 125 fu presentata nel 92. Poi arrivò un aggiornamento nel 95. Successivamente nel 98 arrivarono queste carene, che secondo me, cioè, fecero il botto, no? Non ci posso fare niente. Sicuramente qualcuno di voi preferirà la precedente, che poi c'era anche appunto la replica Reggiani, la Chesterfield, bellissime, bellissime. Però questa linea, queste carene identiche alle moto del moto mondiale, facevano troppo battere i cuori, mandavano in fibrillazione, no? Pensate ai primi mondiali di Rossi, poi di Arada e anche quelli poi in 250 di Biagi. La forma della moto era questa, no? Con la singola presa d'aria sulla sinistra davanti del cupolino, e il codone culo tondo, culo basso, con queste forme a goccia, meravigliosa, meravigliosa. Io ho scelto di portarvi questa del 2003 per vari motivi. Il primo, perché ovviamente sono i miei anni, gli anni in cui ero adolescente io, quindi ovviamente se avessi voluto una RS 125 sicuramente avrei scelto questa, quindi quella che mi piace di più, a cui sono più affezionato. La trovo molto equilibrata, bellissimi cerchi oro, bellissima questa grafica, questa colorazione che è abbastanza iconica anche per l'Aprilia moderna. In più questa è la replica SBK presentata nel 2003, mi fa impazzire perché è esattamente identica alla moto che sceglievo sempre sul videogioco della PlayStation 1, Superbike 2000. Ovviamente avete capito che moto sceglievo, quella di Nitro Nori e quella di appunto Noriyuki Haga. E questa colorazione fu presentata nel 2003 in tributo alla moto guidata da Nitro Nori, da solo, unico alfiere della casa di Noale, e che decise proprio nel 2002 di ritirarsi dalla Superbike per concentrarsi sul progetto RS Cube. Che moto, che moto.
tutta rovinata, le carene tutte rovinate. Dici, ma perché non ne potevi trovare una perfetta? Sì, ma sapete quanto è difficile? Cioè, le carene originali, con le grafiche originali, non riverniciate, tutto originale, conservato perfettamente, di un RS 125 sono introvabili. Infatti le moto che le montano sul mercato costano una tombola. Questa persona, un mio amico che ha scelto di comprare questa moto, l'ha completamente rimessa a nuovo, ha rilucidato il telaio quasi a specchio come era, no? A lucido, ha rifatto il motore da capo, l'ha modificata nei punti in cui andavano modificati, ha rimesso a posto la ciclistica, i tubi in treccia, però ha fatto benissimo a mantenere le carene originali. Sono graffiate, vabbè, si sa purtroppo l'uso che se ne faceva in quegli anni. Mamma mia, che belli questi suoni, emozioni che non ho mai vissuto. Mamma mia, che spettacolo, quanto da gusto guidare, talmente leggera. È talmente leggera che sente gli scavi dell'asfalto, si spostano le ruotine piccine. Gomme Messler Sportec. M7, giustissime gomme, ottime gomme per l'utilizzo stradale. Allora, ottima la frenata, modulabile, disco da 320 mm all'anteriore. Ovviamente disco singolo, ma non serve nient'altro, tanto questa è una moto che va fatta a scorrere. Un'ottima ciclistica, gran telaio, si sente che potrebbe ospitare qualcosa di molto più potente. Non c'è molto spazio sulla sella, si scorre poco all'indietro, bisogna chiudersi molto in carena. Mi piacciono molto i semimanubri, molto più larghi e abbastanza aperti. Tutto originale, motore Rotax, se non erro questo è già il 122, o meglio era ancora, è rimasto il 122 dopo l'ultimo aggiornamento, credo, del 95. Il motore è leggermente rivisto nelle quote per farlo frullare e suonare molto bene, farlo girare in alto. La moto vuole girare in alto, ovviamente kit full power, valvola rave e espansione da pista, in questo caso una DLR, grandissimo scarico, suono da paura. Ah, ti ho visto, iscriviti al canale, muoviti, clicca sulla campanellina e scrivimi nei commenti cosa ne pensi di questa colorazione e qual era la grafica che tu preferivi dell'RS 125. Troppo bello. È grassa. Vibra moltissimo. Inoltre beve come un'ossessa e consuma tantissimo. Sarà colpa del carburatore da 34 a testa piatta, ma questa moto consuma un accidente. Quindi di sicuro una moto per andarsi a divertire, non per viaggiare, anche per l'impostazione ovviamente molto racing. Non è di sicuro una moto confortevole, nonostante le sospensioni queste originali siano ben tarate anche per l'utilizzo ovviamente stradale. Percezioni di grande solidità all'anteriore, quando la butti in staccata e cerchi il punto di corda, scali la marcia, lei vibra un attimo, tentena un attimo, poi entra fortissimo alla corda, grandissimo telaio. Suono, fiamme blu, fumo blu e tanto scorrimento, che spettacolo ragazzi. Si può accompagnare la frenata con un po' di freno posteriore anche per correggere le traiettorie, perché per il resto non c'è bisogno di staccate forzate e all'ultimo metro. La moto è molto leggera, che bello.
un certo senso il canto del cigno delle 125 stradali. Sentite come strozza sotto, praticamente inesistente questa moto, fino agli 8000 giri, bisogna tenerla su. Questa poi molto grassa di inscena, non c'è più il miscelatore automatico, da vera moto da corsa. Perché su questa moto è stato smontato il miscelatore e quindi non c'è il serbatoio dell'olio, si va soltanto con la miscela fatta in casa al 4%, tutta qui dentro, bella grassa, perché questa moto è stata settata per gridare, per girare in alto, e meglio non rischiare, meglio avere una miscela più grassa. Con una moto così, quando ci prendi il via, conosci la strada. Se la strada è tortuosa, puoi bastonare tante moto moderne e di cilindrata ben più grande. Carico DLR, bellissimo esteticamente, senza tanti fronzoli, ma bello in tutti i dettagli, con un suono pieno, corposo, racing. Ascoltiamola un po'. Ascoltiamola un po'. La frizione è di burro, le marce e il cambio idem, entrano tutte su e giù, anche senza l'uso appunto della frizione. Meglio usarla per non rovinare troppo la componentistica meccanica, tanto non dobbiamo fare tempi sul giro. La frenata secondo me è super in proporzione al mezzo e alle sue prestazioni. Punti e spalanchi. Ci chiediamo in carena quanto siamo grossi! Che gusto, ragazzi! Siamo giunti quasi alla fine di questo video. Prima di andarla a riporre in garage, vi ricordo di attivare la campanellina se non volete perdervi i prossimi contenuti e le prossime moto, Aprilia e non solo, e di seguirmi su Instagram, dove potrete vedere in anteprima tutte le moto sulle quali sto lavorando per voi. Grazie mille, siete sempre fantastici, ma prima di andare via, fidatevi, seguitemi in garage.